Ma che diavolo di dizionario è? C'è solamente una parola scritta. Capra ignorante! Appunto. Oh, bentornati amici di Ima TV. Come avrete notato, mi stavo documentando su testi di un certo livello culturale per essere preparato al massimo per l'argomento di oggi. Sigla. Corsa agli armamenti si sposta anche sul piano biologico adesso. Infatti i cinesi in primis stanno cercando di creare in laboratorio il soldato perfetto, una sorta di super soldato alla Capitan America. Sì, non solo la Cina, ma anche in Europa, ad esempio la Francia, è entrata a far parte di quelle nazioni che stanno cercando di creare truppe allevate per uccidere. La nuova specie di supersoldato potenziato potrebbe, grazie a modifiche del DNA, acquisire maggiore forza e maggiore velocità, quindi non ci si limiterebbe all'utilizzo solo di superdivise come ad esempio la Ratnik 3 dell'esercito russo, che andiamo a vedere. Andiamo a vedere assieme quindi quali potrebbero essere queste migliorie che andrebbero a creare il super soldato. Sì, alla Francia è stata data la possibilità di sviluppare microchip per aumentare le capacità del cervello dei soldati. Sono in fase di sviluppo a Hong Kong e offre agli utenti, quindi ai soldati, la visione a infrarossi notturna. Sì. Tra i sistemi statunitensi di comunicazione e protezione tattica ci sono auricolari intelligenti che aumentano l'udito dei soldati in modo quasi sovraumano. Quiet, muscular ears can hear us. La DARPA, il braccio di ricerca del Pentagono, sta sviluppando impianti cyborg per monitorare l'efficienza del combattimento, appunto, dei soldati. Un rapporto DEVCOM ha rivelato piani per dotare i super soldati statunitensi di arti migliorati per una maggiore forza. L'esercito americano ha testato un esoscheletro che può essere attaccato alle gambe dei supersoldati e aumentare la loro produttività fino al 27 volte.
Il respirocita è uno speciale globulo rosso che potrebbe aiutare i super soldati a non restare senza fiato sott'acqua per ore, un po' come Aquaman fondamentalmente, o magari questo particolare sangue sintetico potrebbe anche allontanare i vampiri dall'attaccare i soldati, chi lo sa. Da anni l'iniziativa Persistence in Combat della DARPA sempre mira a consentire ai soldati, tra le altre cose, di sopprimere il dolore per 30 giorni. Sì. Mamma mia, che dolore! Oddio, mamma mia! Oddio! Dammi la mano! Si rilassi! Ma non è morto! Guarda, forza! Aiuti lei! Per oggi è tutto, cari amici, noi ci rivediamo settimana prossima con un nuovo video di Mixology, condividete. Ciao! Capra ignorante!